Vieni Cristian. Che ne pensa, signora? Non l'ho ancora letto, però i cani accompagnano per esempio anche il detentore consentito, cioè se, ma se sta al guinzaglio e con la paletta ci può stare. Trova giusto. Il bambino, basta non venga d'intorno al bambino, a me non dà nessuna noia. Sapete che c'è la nuova legge regionale che consente accesso agli animali, ai cani, diciamo, purché tenuti ovviamente a guinzaglio dai possessori dentro i parchi, i giardini. Voi ancora non avete figli, siete giovani. No. Un parere, che pensate di questo? È una bella novità, cioè io ho un cane, quindi bene. Purché ovviamente vi sia il corretto rispetto reciproco il possessore deve avere per la raccolta delle deiezioni, lo deve tenere a guinzaglio, certo, in modo che non arrechi. Qui vediamo, ci sono i bambini in libertà che giocano. Questa convivenza deve essere, diciamo, nel rispetto reciproco di ognuno. Pensate che però sia opportuno che i possessori rispettino quelle che sono le sue norme e anche i bambini continuino a giocare con la libertà che oggi vengono qua. Questo è il volantino che vi consegniamo. Invitiamo, ecco, visto che lei possiede un cane, mi ha detto, vero? Ecco, diciamo, sono sicuro che vorrà senz'altro mettere in atto quelle norme di rispetto che in esso sono contenute. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Si potranno portare anche in tutti i giardini, sì, cittadini, ecco, una cosa mi interessa, i cani, cani a guinzaglio. Sì, a guinzaglio però con la palestra, con il sacchetto, perché io ho un bel discusso 3 o 4 volte, io vengo un po' così, molto vado a pensare, sì, che vengano con i cani, fanno la sopra un po' e la lasciano. E la lasciano, io sono un nipotino per quello. Ma infatti c'è l'obbligo. E non voglio che il mio nipotino quando va nel piazzale trovi la proposta. Giustamente, ha ragione. Io ho letto che, guardi, il sindaco ha dato l'ordine di, però. Guardi, le mostro qua, perché qua dice proprio i controlli sul rispetto di questi obblighi saranno intensificati, sì, in modo da assicurare a tutti una serena convivenza. Quindi insomma, io auguriamoci che, io gli posso dire, ho avuto 5 che non paghino tutti per la maleducazione di pochi.